Sindaco, trasporto pubblico locale, ATM, c'è soddisfazione? Sì, beh, poi, come vedete è sempre un continuo, una continua sistemazione, una continua equilibrio tra la necessità di tenere i conti e di dare il miglior servizio. Però insomma questo diciamo che è un buon passaggio. Adesso stiamo vedendo un po' questa questione del bike mi elettrico, che obiettivamente è costoso. Se non si trovano batterie che permettano un servizio più agevole diventa un po' più difficile. Però insomma ci ragioniamo, ci prendiamo un mese di tempo per verificare bene i numeri. Su BikeMe si potrebbe pensare di aumentare i costi per gli utenti eventualmente o magari di trovare un nuovo partner privato, anche perché c'erano state quelle grosse contestazioni tra, diciamo, quei problemi tra Clea Chanel e ATM ancora a gennaio, quando si era inaugurata la stazione di ricarica. Ma in questo momento l'attenzione è sulle bici elettriche, perché sono quelle che dove più palesemente non si riesce a coprire i costi. Non stiamo ipotizzando aumenti invece del prezzo del servizio delle biciclette. Però ecco, volevamo passare oltre un po' su questo punto e fare una riflessione serena su come impostare il tutto. È chiaro che io sono estremamente convinto che la bicicletta debba essere un sistema di trasporto fondamentale in una città come la nostra, che non è grande e che è pianeggiante, che capisco ha ancora tanti ostacoli, e torniamo un po' sul tema del pavé, delle rotaie da dismettere, visto che anche oggi in una lettera, per esempio, su un quotidiano milanese si sottolineava questo aspetto, quindi c'è da fare, però c'è soddisfazione per questo passaggio che è stato fatto.